Ciao a tutti e benvenuti nel mondo del dottor Rekeveg. Sono Silvano Beltramo e in questo breve tutorial vi insegnerò le regole base per disegnare in maniera dinamica i vostri personaggi. Quando si disegna un personaggio, dobbiamo sempre pensare alla direzione che avrà il suo movimento. Possiamo usare quindi delle linee la cui direzione ci aiuterà nel momento della costruzione del manichino. Ad esempio, possiamo vedere come una sola linea dinamica unisca la gamba sinistra, la schiena e il braccio destro di questa figura stilizzata di un personaggio che lancia un oggetto. Oppure in questa figura che salta, dove la prima linea dinamica unisce la gamba destra e il dorso del corpo, e una seconda linea dinamica unisce il braccio destro, le spalle e il braccio sinistro. Entrambe quindi aiutano a indicare la direzione del movimento verso l'alto e in avanti. O in questo personaggio che corre, dove la linea dinamica unisce la gamba sinistra, il tronco e la testa. Nel fumetto umoristico e nell'animazione, questo modo di rappresentare gli oggetti e i personaggi, ragionando sulla direzione del movimento, sarà molto accentuato, arrivando a deformare le anatomie e la struttura. Ad esempio, pensiamo a una palla che rimbalza, dove la deformazione sarà molto accentuata. Un'altra delle possibilità che abbiamo per rendere più dinamica la posizione del personaggio è quella di esagerare un po' la prospettiva, come questo personaggio visto dall'alto, oppure in questa posizione, con il personaggio che indica verso il lettore. Infine, anche quando i personaggi sono statici, si può dare movimento magari modificando il tipo di inquadratura. Ad esempio, qui vediamo due personaggi che parlano. Inclinando l'inquadratura e accentuando la prospettiva, la vignetta diventa maggiormente interessante. Proviamo a realizzare il dottor Rekeveg in movimento mentre corre. Impostiamo il manichino e immaginiamo la linea dinamica che dovrà seguire il personaggio. Alleggeriamo i tratti per il passaggio successivo. Una volta impostata la posizione, possiamo partire con i dettagli. Ecco le forme del personaggio. Definiamo maggiormente la figura. Ecco i vestiti. Aggiungiamo ancora dettagli. Ecco il volto del dottor Rekeveg. Ultimi dettagli. E infine il nostro personaggio è completo. Bene, per oggi è tutto. Nel prossimo tutorial parleremo di come caratterizzare un personaggio. A presto e buon disegno!